Prima di passare alla eh, riflessione e spiegazione del messaggio che abbiamo appena letto, vi ricordo che in descrizione del video troverete il mio sito web waltersulla.it e la possibilità di scaricare gratuitamente eh, i libri che ho scritto per eh, la gloria di Gesù e per la vostra salvezza. Quindi troverete i libri... Eh, sul grande avvertimento, sull'inferno che esiste, la mia testimonianza e ovviamente questo libro molto importante che eh, ho concluso in questi giorni, eh, il manuale della sopravvivenza a fine dei tempi. Noi ovviamente clicchiamo acquista cartaceo su Amazon, io vi mostro che è anche presente su Amazon. Eh, non perché io ci debba guadagnare qualcosa, ma affinché ognuno di voi possa avere anche la versione cartacea nel momento in cui arriverà la grande tribolazione e, e non avremo eh, più energia elettrica per un periodo e quindi sarà necessario che tutti noi abbiamo a disposizione dei libri cartacei con, ehm, come questo, dove ho raccolto... E attraverso le varie rivelazioni di Luz di Maria e tanti altri mistici, le piante medicinali per combattere le nuove malattie, e le scorte di cibo come fare le scorte di cibo, e come trasformare la propria abitazione in un rifugio di preghiera, un cenacolo di preghiera protetto dagli angeli e benedetto dalla Santissima Trinità. Siano dato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio della Santissima Vergine Maria all'Ozio di de Maria del 20 gennaio 2024. Come sempre, richiamiamo noi lo Spirito Santo a leggere, meditare e comprendere questo messaggio, di cui eh, in questi giorni usciranno anche le riflessioni. Amati figli del mio cuore immacolato, io sto intercedendo per ciascuno di voi in questo momento particolare per l'umanità. Vi invito a rimanere in allerta, l'agitazione sta crescendo e i venti di guerra si stanno consolidando in quanto più paesi si stanno aggiungendo a questo scenario di dolore per l'umanità. Figli miei, non siate indifferenti a ciò che sta accadendo e che si diffonderà in un modo o nell'altro su tutta la terra. La guerra comporta dolore, fame, morte, desolazione, malattia, ingiustizia, ingratitudine e altro ancora. La malattia sta avanzando e ancora una volta i miei figli sono minacciati dalla malattia. Usate l'olio del buon samaritano, la ricetta dell'ananas e ciascuno di voi aumenti la difesa immunitaria del proprio organismo assumendo la vitamina C. Figli, non andate in cerca di luoghi affollati. Ci sono persone che in questo momento sono ammalate e che stanno lasciando progredire la malattia rifiutando di riconoscersi ammalati. I mari diventeranno impetuosi e si abbatteranno sulle spiagge e sui villaggi vicini. Siate cauti, figli, siate prudenti. Pregate, figli miei, pregate per il Cile, per la Colombia e per l'Argentina. Pregate, figli miei, pregate per la California. La natura causerà momenti di angoscia. Pregate, figli miei, pregate per l'Indonesia tremerà pregate figli miei pregate per il Messico il suo suolo si muoverà con forza pregate figli miei pregate per il Giappone pregate per l'Inghilterra la guerra li coinvolgerà figli continuate a vivere il costante cambiamento di vita essendo più spirituali crescendo nell'amore nella carità nella comprensione conoscendo di più il mio divino figlio nella sacra scrittura cosicché non veniate ingannati fate compagnia al mio divino figlio Santissimo Sacramento dell'altare, adoratelo, partecipate alla celebrazione eucaristica e ricevete il mio Divino Figlio dopo esservi confessati. Amati figli, convertitevi perché è urgente per voi. Discernete figli, conoscete mio figlio perché lo possiate riconoscere nelle opere e negli atti, siate amore. Chi non è amore ha più difficoltà ad avere un cuore di carne. Prestate attenzione alla notizia proveniente dalla Chiesa del mio Divino Figlio che farà tremare l'umanità. Siate costanti nella vostra vita, nel vostro modo di comportarvi e nel vostro modo di agire. Siate persone del bene. Non spargete veleno ovunque passate. Non permettete... <coughs> non permettete al maligno di possedervi. Io vi porto il mio cuore immacolato, Mamma Maria, Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Il cielo, per rafforzare il sistema umanitario e aumentare le difese del nostro corpo, ci ha raccomandato vitamina C, echinacea, aglio crudo, zenzero, artemisianua, ginkgo bilboa, moringa, tè verde e utilizzare l'olio del buon samaritano. Commento di Luzia De Maria, fratelli. Nostra madre ci fa entrare nella realtà che stiamo vivendo affinché prestiamo attenzione all'avanzare della guerra e agli altri. Altri paesi che si uniranno al conflitto ci mette in guardia anche sull'ondata di disastri naturali che stanno colpendo e che colpiranno la terra, sul pericolo della malattia e sull'avanzare della confusione che sta aumentando costantemente sotto gli occhi del popolo di Dio. È importantissimo conoscere per poter riconoscere, è importantissimo usare la mente la memoria, la ragione per sapere riconoscere nostro Signore Gesù Cristo in ogni momento. Fratelli, nostra madre ci sta avvertendo sulla realtà che stiamo vivendo. Fratelli, preghiamo la nostra regina e madre degli ultimi tempi. Vi invito ad approfondire la, la vostra conoscenza sul titolo della Vergine Santissima, Regina e madre degli ultimi tempi. Libro da scaricare. Amen. Ovviamente questo libro da scaricare si trova sul sito di Luzio De Maria e per accedere al sito di Luzia de Maria come sempre vi lascio in descrizione eh, questo, questo link che troverete in tutti i miei video youtube con scritto tutti i link e cliccando potrete accedere a una raccolta di link che ho preparato per voi dove troverete i vari siti delle apparizioni che portiamo sul canale youtube i vari libri da acquistare o scaricare e ovviamente queste apparizioni importantissime di Luzia de Maria dove potrete scaricare gratuitamente i libri che si trovano su questo sito. Allora, in questo messaggio la Madonna ci parla innanzitutto della guerra che si, si diffonderà in tutto il mondo, ci parla delle difese immunitarie che ci permettono di ammalarci il meno possibile e che vanno aumentate attraverso Uh, lo sport, la buona alimentazione, la vitamina C, l'olio del buon samaritano eh, e le varie tisane come l'echinacea o la maringa di cui ehm, il cielo ci ha fatto conoscere attraverso questi anni. E poi la Madonna ci invita a, a riconoscere una notizia sconvolgente che dovrà accadere prossimamente. E che sarà una, una notizia da parte della nostra Santa Chiesa Cattolica. Quindi prestate attenzione alla notizia proveniente dalla Chiesa del mio Divino Figlio che farà tremare l'umanità. Quindi, questa notizia non riguarda quello che abbiamo già visto, ma riguarda qualcos'altro. Quindi, questo, questa notizia che farà tremare l'umanità possono essere tante cose. Noi non dobbiamo supporre cosa possa essere però sappiamo che sarà una notizia importante e quindi ne dobbiamo prestare attenzione soprattutto per il momento nel quale stiamo vivendo dove la guerra si sta espandendo e sta eh, portando altre nazioni ad aggiungersi a questo conflitto che per ora è a pezzi ma è sempre la terza guerra mondiale Cosa possiamo dire in più? In questa frase la Vergine Maria ci parla del riconoscere Gesù nelle opere affinché il demonio non possa possederci. Se siamo persone che fanno il bene, allora siamo degli alberi che producono frutto buono. Ma il demonio ci può possedere soltanto se noi diventiamo come lui, cioè superbi nel desiderare una vita che sia sempre più godibile al massimo della ricchezza, del piacere, dimenticandoci di fare le opere di bene. Che sono il biglietto da visita tra un figlio del mondo ed un figlio di Dio. Oggi guardando il telegiornale ha parlato del freddo che sta producendo tante vittime tra coloro che dormono in mezzo alle strade nelle grandi capitali italiane e del mondo. E io mi domando i calciatori che guadagnano milioni e milioni di euro e che hanno dei conti in banca altissimi che gli servono tutti questi soldi se non si danno da fare nel farsi un giro di sera nelle, nelle proprie capitali dove possono trovare o nelle grandi città dove possono vedere tutte queste persone che hanno fame, che hanno freddo, che non hanno nulla mentre i loro conti in banca si alzano milione dopo milione come se fosse una vincita, come se fosse un qualcosa che gli dà orgoglio. Ecco, tutti quei soldi non servono a niente. Tutti quei soldi servono soltanto a aumentare la possibilità di andare all'inferno. Puoi vincere le Coppe del Mondo, puoi essere ricordato da tutti come tra i più grandi giocatori del mondo, ma se quei soldi tu non li usi per fare le opere, per aiutare gli altri, per un mondo migliore, ma li accumuli solamente, eh, mentre potresti aiutare tutte quelle persone che sono lì al freddo, e quindi spopolare eh, tutti quei poveri cristi che sono in mezzo alla strada e che devono dormire a meno 5, meno 10 gradi, mentre noi abbiamo tutte queste comodità. Se io fossi al loro posto, non vedrei l'ora di scendere in piazza. Fare costruzioni, affittare, dare un letto, un pasto caldo costante a tutte queste persone e costruire magari un centro di ospitalità dove le persone possono imparare a coltivare, eh, a costruire, così da poter eh, realizzare un centro dove nessuno ha. Dove a nessuno mancherà da mangiare, da bere, da dormire, e, anziché avere le attenzioni sul mon dal mondo se si fa un bel gol, se si fa una bella partita, se si vince o se si perde. Ecco, dovremo portare questi messaggi e la nostra testimonianza ai ricchi, ai calciatori, ai potenti delle nostre nazioni per dire loro di fare eh, meno i gradassi, di, di rendersi conto che la guerra porterà noi e loro alla fame e quindi che si devono dare fa da fare perché Gesù sta ritornando e, e noi non abbiamo bisogno di mostrare a Gesù quanti soldi abbiamo fatto, ma quanti frutti abbiamo prodotto attraverso le opere di bene che sono, come abbiamo detto prima, il biglietto da visita tra chi è un figlio di Dio e chi è un figlio del mondo. <tell> <tell>